Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere con dei pezzettini di legno come fare un domino che avrà un effetto molto di colpo, ecco, bellissimo. Allora, cominciamo, partiamo subito. Non ci stiamo a divagare. Allora, senza... Andiamo tutti, avviciniamoli. Sono alcuni un pochino più grandi, altri più piccoli. Usiamo prima tutti quelli più grandi. Avviciniamoli. Io, anziché prenderli così, perché vedi, così si possono... Io li prendo alla base direttamente, ora quindi incominciamo là. Aspettate un attimo che... Forse così vedete meglio. Aspettate. Aspettate. Perfetto, così funziona. Visuale è migliore? Perfetto, mi hanno trovato. Allora, scusate se ora vi copro un attimo la visuale, ma... Allora, cominciamo con le curve. Uno accanto all'altro. Aspettate. Ok. Scusate l'interruzione e ricominciamo. Sempre uno accanto all'altro. Ecco fatto, si sta incominciando a curvare. Perfetto. Continuiamo. Di solito io consiglio nella curva di metterli sempre più stretti, nel modo, ecco, fate attenzione che non succeda come è successo a me perché... Ora, a me mi è andata bene, ma nel 90% dei casi non va così e quindi succede che appunto il domino si fa prima che finisca, ecco. Quindi, perfetto. Allora, una cosa molto lunga. Soprattutto ci vuole molta pazienza, eh. No, mi raccomando, non vi abbattete se me prima di fare questa cosa ci è voluto molto allenamento, se le prime 2 o 3 volte vi cascano prima del previsto. Perfetto. Allora, continuiamo. Perché ne avendo messi, vedete? Ok, allora aspettate che... Perfetto. Ora vi... Scusate se vi do le spalle, ma... Ok, ora ci sono i pezzettini un pochino leggermente più piccoli. Allora, ecco fatto. Ecco fatto anche l'altra curva. Ormai diciamo è fatta. Perfetto. Allora. Ecco fatto. Ecco fatto.
si andrà a fare, arriverà fino là. Almeno si prova, poi. Quindi continuiamo a fare le nostre curve. Allora, ancora, ecco, vedete, perfetto, continuiamo. Noi si sta intanto continuando. Ecco, guardate, ora mi è appena successo e mi è andata bene perché è stato, diciamo, molto, perché se no nel 90% dei casi questo qui era la fine di tutto ciò. Quindi a posto. Ok, continuiamo. Ecco qua. E intanto stiamo continuando. Come vi avevo già detto prima, nelle curve teniamoli abbastanza stretti. Perfetto. Ecco fatto. Che fatica. Poi quando uno lì pensa, dice, oddio, mi devono tremare le mani, è proprio il momento in cui li tremano. Allora, noi continuiamo. Ok. Perfetto. Naturalmente, così io direi che potrebbe bastare. L'ultimo. Ok, ora gli diamo il via, allora, vedete? Venuto, naturalmente degli altri un pochino mi avanzano, però siccome pensavo che l'inquadratura non bastasse, allora ne ho usati un pochino meno. Ora gli diamo il via. Ora uso questa perché almeno non vi lascio. Fatto. Spero, scusate prima, ma si vede che le avevo messe troppo distanti. Spero il video vi sia piaciuto. Alla prossima.